Si chiamava Dana Maria Reyes. È morta a soli 16 anni di età in una maniera terribile, una scena scioccante ripresa da alcune telecamere di sicurezza che mostrano due ragazzi e una ragazza che davano fuoco ad una coperta che in realtà avvolgeva il corpo della ragazza e il suo relativo cadavere. La ragazza è stata uccisa, è stata fatta fuori, il suo corpo poi è stato dato alle fiamme, è stato, tra virgolette, cremato. I residenti del quartiere di Mexicali in Messico hanno avvertito la polizia che nello spegnere le fiamme si è accorta della presenza del cadavere, del corpo privo di vita. Il corpo è stato analizzato e finalmente si è risaliti all'identità della ragazza. Secondo il medico legale, la ragazzina sarebbe morta per colpa di alcune ferite da taglio e di un trauma cranico che si sarebbero verificati prima dell'incendio. La ragazza aveva ustioni su circa il 45% del suo corpo, tutta di natura post-mortem, dopo la morte. E riportava anche addirittura delle lesioni multiple in tutto il corpo, contusioni, ferite prodotte da arma da taglio al collo ma anche al torace. I colpevoli di tutto ciò sarebbero tre giovani di 18, di 22 e di 23 anni. Ma ciò che ha scatenato l'opinione pubblica su questo devastante delitto sarebbero state le parole di Guillermo Ruiz Hernandez, il procuratore della Baja California. Va bene. Vi ringrazio per l'ascolto, carissimi e gentilissimi utenti di YouTube. Il video termina qua. Dana Maria Reyes, Oleis, riposi in pace. Amen.